Ma io voglio innanzitutto ringraziare, dire il mio plauso al Teatro Stabile per questa iniziativa, perché credo che sia davvero necessario oggi, nel momento in cui vogliamo affermare la diversità e la ricchezza che ne proviene, affermare però la necessità anche della conoscenza reciproca, in modo che sia possibile il dialogo, che sia possibile una convivenza di qualità, sia possibile una convergenza nella polis anche da parte di appartenenti a religioni diverse e di non appartenenti a nessuna religione. Perché un unico Dio e tre religioni? Nella tradizione ebraica e in quella cristiana ci sono alcuni che hanno detto con molta audacia: Dio ogni giorno fa domande all'uomo per chieder conto della sua responsabilità sulla terra, ma nell'ultimo giorno, quello del giudizio, ci saranno uomini autorizzati a porre delle domande a Dio. Lui per ora le pone a noi, ma nel giorno del giudizio saremo noi a porle a Lui. E una di queste domande, che credo gli appartenenti alle tre religioni monoteiste che gli faranno, e perché tre religioni per te, unico Dio? Dunque, a questa domanda risponderà Dio allora e non io stasera. Perché in realtà, se io sapessi risolvere questo problema, o meglio ancora, chiamiamolo col suo nome, questo enigma, con ogni probabilità ci sarebbe una sola religione, non ce ne sarebbero affatto.